Le forti raffiche di vento di tramontana questa mattina hanno provocato i primi danni nel Barese. Una ringhiera si è staccata da un balcone, cadendo sul marciapiede sottostante tra via Dalmazia e via Rosselli, nel quartiere Madonnella. Fortunatamente le lastre di vetro, dalle quali era composta la ringhiera, sono andate in frantumi per l'impatto con il suolo e non con qualche passante malcapitato. Altre numerose segnalazioni sono giunte dai vigili del fuoco per quanto riguarda antenne, alberi pericolanti e qualche vaso per piante sceso giù dai balconi in alcuni quartieri della città. Un'ordinanza sindacale ha ordinato la chiusura del cimitero di Bari, della Pineta San Francesco e di Parco 2 Giugno. L'ondata di maltempo, già prevista da ieri, sta spezzando tutta la Puglia. Anche al porto di Bari le mareggiate e le raffiche di vento forte, accompagnati da pioggia, non stanno permettendo alle imbarcazioni di spostarsi regolarmente. La polizia locale ha rinforzato le pattuglie per fornire più servizio in caso di emergenza. Il maltempo persisterà nella giornata di oggi e nelle prossime 24 ore.